Oltre l'Occidente. Va bene? Ok. Più che altro anche per parlare un po' su alcune cose. Hai visto che cos'è la birra alla spina? Se le chiappi tutto tu ti ha pagato, lo dica. Nella mia città ci sono solo piste ciclabili. Come mi chiamo io? Fusera! Oh, e sapete dove sto andando? Rideva. Rideva con l'occhio, con i capelli. Sembrava quasi lo facesse apposta. Mi sfotteva, capito? Quel puzzone. Noi teniamo sempre una facciata alla finestra, pure il sindaco s'affaccia. 27 gennaio, giorno della memoria. Furono rinvenuti in pratica tra l'ex centro pastorale, non so se l'avete presente, l'edificio a De Matteis, e l'avete riascerrato. Giorno del ricordo. Io mi sposto un attimo, non parlo di Foibe, non parlo di Istria, non parlo di Dalmazia, mi sposto un attimo in... si sente? Mi sposto un attimo in Piemonte. Si parla del periodo giolittiano come periodo della formazione della base industriale italiana. La citazione della casa in collina, per due ragioni. La prima, è un passo bellissimo, solo quando saranno tutti coinvolti nella guerra forse ci sarà pace. 170 lavoratori denunciati con 40 giorni di reclusione, quello non abbiamo ottenuto finora. Qual è la situazione di Frosinone oggi? Una città in pieno declino, afflitta da problemi atavici che oramai sembrano essere risolvibili. Appello alle autorità perché magari lasciano da parte le diatribe fra loro, maggioranza, minoranza, anche all'interno della maggioranza. Dobbiamo capire che questa lotta deve diventare la lotta di tutta la provincia. Le tariffe, così come sono state determinate, non sono socialmente sostenibili. Storie di tutto il mondo, di fiabe, di leggende. Praticamente sono 12 battute. Charlie Parker, il bimbo problema era quello che stavi sentendo prima. Poi la terza, 1, 2, 3, 4 e finisce il giro. Il giro di blues è fatto così. عنوان فعلي وليس عنوان اصطلاحي فقط لما ظللنا نشاهده من عمليات ترحال وتنقل طويلة من السلام الذي كان ينشده في وطنه والبعض الآخر كان أصلا ينتوي الوصول إلى أوروبا ليستقر هنا ولكن الحرب أجبرت الجميع على الهروب شمالا فوصلوا إلى إيطاليا واستقروا هنا. È dal 1994 che l'associazione Oltre l'Occidente
si adopera per sensibilizzare attraverso attività sociali, culturali, politiche, la cittadinanza e le istituzioni sui problemi quali il rapporto nord-sud del mondo, i diritti umani, la pace, l'immigrazione, il razzismo, l'ecologia. Essa nasce con l'incontro di diversi soggetti e alcuni individui che sentono l'esigenza di riflettere sul grande divario tra un'esigua minoranza occidentale che vive sulle spalle di una povertà immensa e che depreda sempre quelli che sono i beni comuni, mettendo a repentaglio anche il futuro del pianeta. Questa esigenza di riflettere si è tramutata anche in un luogo fisico di discussione e di rappresentazione delle proprie attività. Tale centro ha preso proprio il nome di Oltre l'Occidente ed insiste nel centro storico di Frosinone. Negli anni, nei 21 anni, che vedono protagonisti i soci, Oltre l'Occidente ha promosso dibattiti, ricerche, convegni, seminari su questi temi. E poi è scaturita addirittura una biblioteca che ad oggi conta 14.000 volumi, soprattutto di scienze sociali. Al suo interno organizza con continuità da anni una scuola italiana per stranieri, una scuola che oggi è in rete con altre 80 realtà regionali nella rete Scuole Migranti. Ha pubblicato 3 edizioni di una guida per stranieri tradotta in 5 lingue. Ha aperto le proprie attività all'incontro con l'altro, con il centro diurno Orizzonti Aperti dell'ASL di Frosinone, promuovendo iniziative di sensibilizzazione sullo stigma e di integrazione sociolavorativa di disoccupati affetti da disturbi psichici. Ha collaborato anche nella pubblicazione di una guida ai servizi per la salute mentale. È stata protagonista nella costituzione della consulta della disabilità del Comune di Frosinone, attraverso la quale vengono promossi i diritti di cittadinanza. Ha svolto attività culturale come rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali e musicali, nonché feste di incontro di diverse culture. Oggi essa è protagonista anche in vari comitati, come quello appunto per la difesa della salute mentale, di lotta per il lavoro, comitato in difesa della Costituzione, coordinamento delle associazioni di volontariato per la difesa della salute, comitato in difesa del territorio e dell'archeologia frusinati. Da quando è nata, l'associazione ha sempre avuto uno spazio con le porte aperte al territorio e in senso non solo figurato. La sperimentazione su un nuovo modello partecipativo di accoglienza, di confronto, di condivisione, di valutazione e di sostegno alle azioni a favore delle politiche sulla inclusione e sul diritto di cittadinanza di tutti e di ognuno è la maggiore attività che l'associazione si affanna da anni a mettere in pratica. La sede funge praticamente da centro diurno multisettoriale, frequentato da tante situazioni particolari, dalla questione della salute mentale a quella della disabilità fisica, dalle persone sensibili alla tematica delle immigrazioni e a persone che hanno avuto problemi con la giustizia, e a noi stessi, che siamo pensatori un po' anomali all'interno di una realtà come quella attuale. Offre lo spazio anche ad organizzazioni sindacali, sociali, culturali, che hanno una loro attenzione anche e soprattutto alla promozione dei diritti e della cittadinanza. Ma perché tenere aperta una sede pubblica? Una sede che tra l'altro ha dei costi. Pensiamo che lo stare insieme innanzitutto serva per neutralizzare la carica di ostilità che connota la figura dello straniero, per aprire anche e soprattutto alle nostre menti lo spazio all'incontro con la salute mentale e al suo stigma, per condividere assieme a tutti coloro che vogliono adempiere l'obbligo delle condizioni dell'universale ospitalità, ricucendo il senso di comunità, quando oggi alcuni cominciano a far fatica
a mettere insieme il pranzo con la cena. Un luogo di accoglienza e di resistenza, contrapposto all'indifferenziazione dello spazio che costituisce la sostanza della globalizzazione, la sua indifferenza alle determinazioni concrete di cui ravvisiamo la necessità. Punti di forza sono la biblioteca e l'archivio, che sono oggi altri motivi per tenere in piedi una sede e un'associazione. Saremo sicuramente fuori dal tempo della storia, ma riuscire a recuperare testi e riviste che narrano le vicende della nostra esistenza, riconoscendolo in uno spazio fisico, ci appare una valida difesa contro il mondo della sintesi e dell'immediato e contro il modello educativo derivante dalla centralizzazione degli istituti atti alla cultura, che ci sta indirizzando verso una massa indistinta, uniformata. Non disdegna le nuove tecnologie l'associazione, ha un proprio sito web, una propria pagina Facebook, un canale YouTube, una serie di archivi all'interno del web, ma esse hanno senso in un contesto dato come strumenti di facilitazione di una comunicazione la cui base deve rimanere l'incontro reale. L'associazione continua ad operare per la ricostruzione di socialità, nella reimmaginazione di un'azione positiva alla disintegrazione dei legami sociali, sotto l'effetto dei rapporti mercantili e di concorrenza caratteristici della società in cui viviamo, chiamata capitalista. Si continua ad operare per ricostruire un'identità di classe, per riconoscerci attraverso quello che in altri contesti potremmo chiamare riti, per difenderci appropriatamente dalla marea crescente di ingiustizia sociale, per arginare il furto del futuro dal punto di vista ambientale, per non appiattirci al pensiero della società della standardizzazione, per ricucire quella mancata coincidenza sempre più accentuata del tempo e dello spazio della produzione da quella della riproduzione, alla ricerca insieme di quel senso etico della nostra esistenza che al contrario individualmente sta velocemente scemando. Non dobbiamo demordere rispetto alla speranza di costruzione di un altro mondo possibile e del mantenimento di un pensiero critico e libero nella formazione soprattutto delle leve più giovani. Questo almeno è e deve rimanere un dovere.